Ancora un nulla di fatto per i 65 lavoratori del Consorzio 4, quello occidentano per la raccolta dei rifiuti, da mesi senza stipendio. All'incontro fissato in provincia di Salerno, infatti, si sono presentati soltanto l'amministrazione di Palazzo Sant'Agostino, i sindacati ed una rappresentanza dei dipendenti, per i quali è stata richiesta la messa in mobilità, visto che il Consorzio non ha più contratti in essere con i comuni, che invece avrebbero un rapporto diretto con la società partecipata Iele. Una situazione ormai ai limiti della sopportazione per i lavoratori, da 14 mesi senza stipendio e senza garanzie per il futuro. Negli anni i comuni, anziché affidare i contratti di servizi direttamente al bacino, hanno preferito sottoscrivere direttamente i contratti con la Iele. Ad oggi il Consorzio 4 si trova con 65 dipendenti e senza alcuna attività, per cui non riesce a pagare gli stipendi e in più, non avendo disponibilità di servizi, ha predisposto, ai sensi della legge 135, all'articolo 33, la mobilità per gli enti pubblici, una lista di disponibilità regionale in cui ha collocato questi lavoratori che sono stati invitati con molta forza, oserei dire, ad accettare il trasferimento nella società partecipata Iele del Consorzio. Evidentemente, siccome c'è una legge regionale che garantisce tutti i lavoratori che sono nel ciclo dei rifiuti assunti fino al 2008, è ovvio che questi lavoratori, prima di accettare o di subire un trasferimento non voluto, vogliono vederci chiaro. Giovedì nuovo confronto, stavolta in prefettura a Salerno. La legge dice che le società partecipate devono essere chiuse perché devono intervenire le conferenze d'ambito, poi individuare gli sto e gli sto poi fare un affidamento a un soggetto terzo. Questa presa di forza da parte del commissario, che vuole garantire, e qua ci sono delle denunce pesantissime, abbiamo fatto la magistratura, vuole garantire quello che è l'inserimento in una società che praticamente per legge è stata dichiarata chiusa, doveva già essere posta in liquidazione, non si capisce perché una società a completa partecipazione del consorzio, se muore il consorzio ex legge, perché altrimenti non è più il consorzio, perché dovrebbe sopravvivere agli altri. Quindi c'è una mossa affinché da parte della politica di voler mantenere queste nomine politiche di questa intera questione che si è verificata sul Cilentano non fa altro che aumentare i costi per i cittadini cilentani, riversandosi sui costi dell'intera provincia di Salerno in quanto riguarda i rifiuti, perché ci troviamo un nuovo soggetto, delle mansioni raddoppiate, con soggetti che fanno le stesse attività e con i cittadini che quindi vanno a pagare due volte invece di pagare un'unica volta.